il mondo degli intellettuali e delle intellettuali sta crescendo rispetto al passato. Abbiamo giovani che scrivono, giovani sia maschi che femmine, sui temi proprio del rivedere la Calabria, riprogettarla, rilanciarla, rilanciarci tutti. Stanno scrivendo proprio storie di vita, stanno scrivendo racconti, proprio stile storici, anche se magari poi sono romanzati, e stanno scrivendo anche della saggistica. Perciò secondo me il ruolo degli intellettuali è quello, rispetto al passato, per quanto conosco io la Calabria, è quello di dire: parliamo di noi, parliamo del futuro, parliamo degli strumenti da mettere in campo, parliamo del coraggio da tirar fuori e parliamo chiaro. Ecco, su queste cose io sto conoscendo parecchi giovani, ripeto maschi e femmine, che si stanno mettendo in gioco personalmente, ma stanno dicendo anche agli altri coetanei, agli altri giovani: che facciamo insieme per il futuro della nostra Calabria? Questo secondo me è altamente positivo. Certo, dopo c'è chi scrive meglio, chi scrive un po' meno peggio, però io a leggere questi loro resoconti e racconti e storie di vita, stanno a scrivere bene. Anche per il lavoro di servizio che svolge con la sua comunità Progetto Sud, quanto è importante la cultura per segnare il passo di un riscatto di speranza? È importantissimo, perché cultura è sapere quello che vogliamo dire, oltre a quello che vogliamo fare. E la precisazione, cioè la fatica di scrivere, la fatica di rendere ragione di un'idea, di un progetto, cioè la fatica non di andare a spanne, ma di navigare a vista, ma del dire: voglio tracciare, no, una rotta, voglio dire qual è la mia bussola. Ecco, queste fatiche sono molto belle, e i giovani, secondo me, con questo tipo di scommesse hanno scelto non solo la strada giusta, ma il modo giusto di porsi.